Lares e Borus Nai si affrontano per il primo turno, la semifinale dei playoff di promozione in Serie A. Lares, che dopo aver in un certo qual senso sfiorato la Serie A dalla porta principale, prova la corsa ai playoff partendo da favoriti. Occhio a Buscella che la gioca per Angeli, attenzione, azione veloce, Angeli a scucchiaia per Primieri che al volo calcia, toglie la traversa, ancora Primieri! La conclude così, grande conclusione di Daniele Primieri, la zanzara che incoccia il pallone perfettamente in porta. Possiamo apprezzare quindi la conclusione. Martini cerca di trovare Pezzichetti, scambio con Ridolfi, ancora Pezzichetti! Il pareggio immediato dell'Ares, porta la firma di Francesco Pezzichetti. Azione da manuale della formazione capitana da Sciamannini. Ancora Fabiani, prova a partire in porta attacco con Bolesnai. Fabiani serve Angelelli che si libera di Ridolfi. Angelelli! Ancora il Bolesnai a sorpresa. Ancora in vantaggio la formazione di Capitan Lulli. 2-1 per il bonus sull'Ares. Clamoroso, ha reagito subito il Bolesnai dopo il gol del pareggio. Con questa bella conclusione di Angelelli che batte Conti. Andiamo ancora l'Ares. Martini cerca l'impianto centrale qui con Scatena, Scatena si accende, un po' di campo, Scatena! La manda sotto al set, Scatena vince di forza un contrasto con l'avversario. Alessio Scatena si mette sulle spalle il peso della sua squadra, grandissima realizzazione personale di Scatena che batte il portiere Palermi, gran gol. Occhi, seguilo. Attenzione ancora, Fabiani, con la conclusione sul palo. Colpisce il palo l'Ares, Scatena ancora si gira, Scatena, scatenato sulla destra, Scatena! Sempre Scatena, solo Alessio Scatena. È lui l'eroe in questo momento dell'Ares che ribalta il punteggio e lo porta sul 3-2. Lulli calcia la parata di Conti. Avanza Scatena, Scatena imprendibile stasera, ancora va sull'auto di sinistra, sul fondo il suo diagonale. Ancora ha giocato qui il ritornante Palermi, pala Pezzichetti, cercano due con Ridolfi, scucchiaiata Ridolfi per la conclusione e la palla che passa, segnata ancora Pezzichetti, ancora l'Ares che ormai mette le mani sul passaggio di turno. Ridolfi ci per accettarsi, la gioca dietro qui per la corrente, la palla arriva verso Pezzichetti che prova il pallone in mezzo, la buttata dentro Lulli. La buttata dentro proprio il capitano del Borus Nai che ha anticipato Sciamannini che altrimenti era tutto solo, appostato per andare in gol. Adesso ora di lag, il Borus Nai ha un po' staccato la spina in questi ultimi minuti del primo tempo. Buscella prova a ragionare, Mirko Buscella va per Fabiani che pensa al tiro, infatti così è. Pallone sul fondo. Il secondo tempo, Martini prova la conclusione sul fondo. Mamma mia, Borus Nai, Lulli, bella palla per Angelelli che se la porta sul mangino, calcia la parata sul fondo. In mezzo c'è un contatto, calcio di rigore, ha toccata con la mano Pezzichetti, capita segna calcio di rigore. Mirko Buscella, passa in rete, accorcia le distanze di Borus Nai, ma deve vincere il Borus Nai, neanche il pareggio basterebbe, sicuramente ripresa. Bravo Buscella, l'ha descritto, freddo a battere il portiere. Pulizia di Scatena e ancora Alessio Scatena, c'è un errore stavolta di Palermi, un'indecisione con la barriera, ha fatto sta che Scatena segna, ancora Scatena se ne va, è veramente incontenibile, vanno sul fondo. Ottima la giocata qui di Martini che se ne va con una bella giocata su Primieri, poi pallone in mezzo e il piazzato di Ridolfi, mancava anche la firma di Leonardo Ridolfi, la firma che certifica che l'Ares sarà protagonista in finale. Ridolfi ancora, bel pallone per Angelici che tenta il cucchiaio, non beffa Palermo. A Pezzichetti, corrente ancora Ridolfi che avanza il gioco di nuovamente verso Pezzichetti, Palermo calcio l'angolo. Lulli, c'è questo pallone che fitta per Angelici, Angelelli comincia da Fabiani che prova il tiro, Conti, Scatena verso Ridolfi. Gioco palla dei due, ancora Alessio Scatena, ricomincia per Ridolfi, gioco largo per Pezzichetti, bella palla in mezzo, Palermi salva, salva bene qui Batman Palermi. Andiamo ancora la giocata dell'Ares, qui Primieri ci si avventa, prova a combattere contro Ridolfi, Primieri insiste, esce la fine Conti. La battuta conclusiva, la guarda il cronometro, infatti finisce qui, l'Ares approda in finale, si giocherà la Serie A contro Atletico Brodolini.